Allora, siamo qui con Gabriella Villani, responsabile del CEA, Centro di Educazione Ambientale proprio della riserva. E dopo tanti anni si rinaugura la mostra dell'insetto, il museo dell'insetto. Sì, siamo proprio contenti di averlo riaperto, perché è un peccato tenere tanto valore e tanta dedizione, perché questo museo nasce dalla passione di persone che volevano comunicare l'importanza del mondo degli insetti. E l'associazione Plinio, assolutamente, che nel 2003 ha organizzò la mostra presso la biblioteca Elsa Morante, e poi dopo, alla fine una volta smontata la mostra, l'hanno portata qui, e dopo qualche anno l'abbiamo riproposta, ovviamente in un ambiente molto più piccolo e raccolto, e quindi poi è stata chiusa perché per vari motivi, insomma, non c'era la luce, non si poteva entrare. Poi dopo, finalmente, devo dire grazie a Luciana Corti, che è stata lei la fautrice dell'associazione Plinio, che ha rivoluto, insomma, io gli sono andata appresso e l'ho sostenuta in tutti i modi, tant'è che siamo qua. Senti, il posto è bellissimo, la mostra è molto bella. Volevo sapere com'è possibile per le scuole eventualmente prenotare e venire a vederla. E oggi cerchiamo di capire come organizzarci, perché è un po' una scommessa per noi, dal momento che non abbiamo finanziamenti pubblici per poter sostenere una guida che venga qui a spiegare, che deve essere una guida preparata, se no insomma non ha senso. Quindi dobbiamo cercare di trovare sostegno anche da parte poi del municipio, speriamo, o anche del volontariato, per poter garantire anche una volta al mese, diciamo, partiamo, certo. Ci teniamo bassi, no? La possibilità di venirla a visitare. Lì c'è la rappresentazione in scala 1 a 1 di una libellula vissuta, ormai estinta, la Meganeura. Le riproduzioni sono state fatte con ferro filato per degli insetti, quindi respiratorio, nervoso centrale, apparato circolatorio, apparato
genitale. Quindi questo sono diciamo uno schema per farci capire che gli insetti come noi hanno una struttura che c'è molto simile. Si stima che le specie di insetti, sono circa 1 milione quelle descritte, ma si suppone che siano 10 milioni praticamente quelle da conoscere. Per darvi un'idea, gli uccelli sono 100.000 praticamente e i mammiferi sono sulle 50.000 specie praticamente. E diciamo, gli insetti sono fondamentali per l'ecosistema, però in genere noi abbiamo un atteggiamento nei confronti degli insetti, oddio che orrore, lo scarafaggio, la zecca, la pulce. In realtà sono una componente fondamentale dell'ecosistema. Qui è difficilissimo vedere un ceramice, perché la sua vita la passa tutta all'interno sotto la corteccia ed è molto grande. Al profitto agricolo. Quindi questa è la riserva, il fiume Tevere divide la riserva in due parti, questa che è del comune di Roma, quella a nord del comune di Fiumicino, tranne questo pezzo che è l'area di Castel di Guido, Macchia Grande di Galeria. Questa è la più grande, una delle più grandi aree agricole europee, gestite teoricamente da un'amministrazione comunale. L'incontro di due personalità. Uno è Paolo Malzeff, che è un entomologo non professionista, ma di notevole rilevanza, che è impossibile studiarli tutti, prendiamo presente solo a Roma ci sono 10.000 specie di insetti e ci sono in Italia 40.000 specie di insetti. In Libano, in Honduras, così, è entusiasta dell'ambiente naturale, delle piante e degli animali, di tutto quello che vado a toccare. Esatto. Abbiamo scelto le api per un libro perché è un soggetto trasversale, perché come ho detto l'ape è quella che trasporta, quel trasporto permette la diversità, e cioè praticamente non la sopravvivenza di certe specie ma di più specie possibili, e durare la pillola e raccontare che toglie il principio, no, io ti racconto le cose come stanno, che sono sicuramente più sconvolgenti, più scioccanti nel senso positivo, considerato come le cose fondamentali. La prima 6 anni, 10 anni, questi in meno di 30 giorni. 30 giorni devono imparare tutto. Perché più vado avanti più scopro in questo territorio tante belle cose, ma per anni e anni purtroppo sono stato abbandonato, e quindi vi chiederò di rifare questa cosa nell'aula consigliare e fare proprio far capire a tutta l'aula consigliare, se vorrà anche l'opposizione, l'importanza dell'ambiente, quello che avete fatto vedere. Sono venuto apposta oggi a sentire. Thank you.